A tutti, grazie per essere intervenuti. Ringraziamo ovviamente la Camera dei Deputati per la concessione di questa sala. Ringraziamo le autorità presenti, gli onorevoli, ringraziamo tutte le aziende partner, gli amici in generale di Wave. Due parole prima di illustrarvi lo schema di gioco, l'agenda di oggi. E passare la parola ai primi saluti, ai primi interventi. Che cos'è Wave? Wave, e oggi siamo qui per presentare un nuovo numero di questa rivista. È un progetto di comunicazione, un progetto editoriale di comunicazione corporate che nasce da un dialogo e un confronto fra alcuni stakeholder del settore e quindi poi prende vita in un progetto di informazione, perché poi è una testata giornalistica, ha un ritorno sui social e anche di eventi fisici. Il prossimo sarà il 25 ottobre alla Rapacis a Roma. Quindi è un progetto a tutto tondo che è nato dal confronto fra player e stakeholder del settore. La caratteristica che lo rende unico rispetto ad altri progetti editoriali e di comunicazione, che tratta il settore dell'auto sicuramente, ma non si ferma all'automotive, prende in considerazione tutta la filiera, tutta la catena, quindi partendo dall'energia, produzione, distribuzione, e quindi ci sono anche questi temi trovate sulla rivista, che ovviamente vi invito a prendere e a leggere, il tema delle infrastrutture, trasporto pubblico locale, trasporto su ferro e quindi senza alcuna tifoseria cerca di individuare sfide, opportunità e anche più o meno disegnare una prospettiva per l'intero settore della mobilità che va visto nella sua interezza ormai, nel suo complesso. Non si può vedere un unico mezzo alla volta e questo lo rende un unicum, diciamo, nel settore. Prima di presentarvi gli ospiti, io direi subito che seguiranno poi il panel, direi subito di lasciare la parola all'onorevole De Idda, che è il presidente della Commissione Trasporti, della nona Commissione, per un saluto. Grazie mille, buongiorno, benvenuti alla Camera dei Deputati. Siamo molto felici di ospitare questo evento anche col mio collega Furgiuele, che è un commissario della Commissione Trasporti, e siamo contenti di poter ricevere e presentare anche questo contributo che voi state dando comunque alle istituzioni, perché queste pubblicazioni sono contenute delle vere e proprie sfide per la politica. Delle sfide che noi abbiamo accettato di affrontare, anche perché voi sapete benissimo, avete letto che presto esamineremo la riforma del codice della strada, che al di là delle norme che sono contenute, c'è un'importante delega che il Parlamento, approvandola, darà al Governo proprio per fare una riforma complessiva del codice della strada. In tutto quello che è qui contenuto, io prendo, ne parlavo prima, con uno dei vostri relatori, abbiamo una sfida davanti, perché l'Italia, bisogna ammettere che ha delle infrastrutture vecchie. Quando si parla di sicurezza stradale, bisogna ammettere che quando sarà il momento di intervenire, dobbiamo fare un esame di coscienza, perché non dobbiamo più intervenire a mettere delle pezze, dobbiamo incominciare ad avere il coraggio di fare degli interventi strutturali che non vedremo realizzati domani. Quindi il politico, noi primi dobbiamo abituarci a fare delle opere e programmare degli interventi che noi magari nel corso della legislatura non riusciremo a vedere finiti, ma che dovremo consegnare alle nuove generazioni, però contenti di vedere finalmente l'Italia che progredisce. In questo senso siamo contenti che qualcuno dice: perché il Ponte dello Stretto è così importante? Perché l'Italia deve tornare a investire in grandi opere. Non deve avere paura di affrontare grandi rivoluzioni. Sappiamo bene che nelle città, nelle società, i grandi cantieri portano, c'è il pericolo, la paura ovviamente di non riuscire, c'è la paura comunque di creare disagio alle comunità, perché quando apri dei cantieri, lo vediamo forse, vi faccio un altro esempio, la Roma-Pompei aperta a livello ferroviario, qualcuno ha detto: perché non subito tutti i giorni? Perché d'estate si fanno le manutenzioni alle reti ferroviarie e dobbiamo programmare gli interventi, e se mettiamo un nuovo treno in una tratta dobbiamo
i ministeri tecnici devono programmare quando intervenire, come intervenire per la manutenzione, intervenire per portare a termine il lavoro. Ma voi toccate veramente, come ha detto, non è solo l'automotive, le sfide sono l'automotive, l'auto elettrica o le nuove comunque tecnologie che portano a emissioni zero. Quindi questo ci comporta una responsabilità nel dotare le infrastrutture stradali di colonnine di ricarica, centrali di ricarica, e questo stiamo premendo anche con le società autostradali affinché rispettino gli impegni presi per dotare le stazioni di servizio, per portare avanti quello che sono i bandi per i lotti, per quello che sono gli impianti fotovoltaici da montare comunque lungo le autostrade. Stiamo cercando anche di, con questo devo dire, ANAS sta rispettando i tempi in questo senso. Poi abbiamo un grande tema che è la sicurezza, e quindi anche quello porta avanti la digitalizzazione e porta avanti quello che è il 5G. Noi sapete che quanta difficoltà abbiamo in molti comuni, perché qualche anno fa, quando c'era la paura del 5G, qualche comune aveva deliberato di mettere al bando il 5G. Quindi quando si fa un piano e quando magari c'è nel PNRR, c'è un c'è il piano di montare in un comune il 5G, nel comune confinante c'è magari una delibera che blocca questo progetto. Quindi dobbiamo fare tutto un lavoro burocratico di cambiamento delle normative all'interno del comune per portare avanti questa digitalizzazione anche delle infrastrutture stradali. Ho incontrato molti operatori in questo, preoccupati ovviamente o desiderosi di portare avanti le proprie scoperte, perché poi l'Italia ha un vanto. Forse non avrà grandissime imprese come ci sono negli Stati Uniti, ma ha delle piccole e medie imprese che invece sono delle eccellenze, che sviluppano dei ritrovati tecnologici importantissimi e che noi dobbiamo riuscire a sfruttare per mettere in rete tutta questa ben di Dio di eccellenza. La nostra commissione sarà, ripeto, impegnata per sia parlare del codice della strada. Penso che il codice della strada partirà come primo esame proprio alla Camera dei Deputati, quindi un vanto che posso dire, ne ho parlato col Presidente Fontana, che la nostra commissione ha dimostrato di ascoltare tutti gli operatori, perché noi non abbiamo l'arroganza da politici di essere tuttologi, ma noi abbiamo un'idea, noi possiamo dare un progetto, possiamo dare una visione di quello che vogliamo fare nei prossimi 10 anni, ma poi ci sono i tecnici del settore che ci devono dire, ci devono proporre quelle che sono le soluzioni tecniche. Noi non ci vogliamo sostituire ai tecnici, noi chiediamo ai tecnici di darci una mano e vediamo se quelle soluzioni sono compatibili con quella che è la nostra visione. Ma sicuramente voi, questo è il Parlamento, questa è anche casa vostra, quindi sarete protagonisti nel darci tutte le soluzioni possibili. Chiudo dicendo che noi non vogliamo essere ideologici in questo. Noi però rifiutiamo anche le visioni ideologiche. Vi parlo anche, se noi vogliamo espandere il 5G, noi dobbiamo porre il tema di quelle che sono i limiti delle onde elettromagnetiche. In quello io ho ricevuto Legambiente, li ho ascoltati, gli ho chiesto, che ovviamente noi terremo conto delle loro soluzioni, che dicono che di poter aumentare senza o comunque espandere il segnale 5G senza aumentare le onde elettromagnetiche, siamo disposti ad ascoltare tutti. Ma una cosa che non possiamo sicuramente permettere è di fermarci, come è passato nelle scorse legislature, perché qui questo Parlamento deve legiferare e dare risposte a chi nel proprio lavoro e nella propria impresa ci mette il rischio. Se il Parlamento non legifera e non porta avanti, anche le imprese a volte trovano grandi difficoltà. Quindi grazie veramente per il vostro lavoro. Grazie mille. Passo la parola all'onorevole Furgiele, sempre della Commissione Trasporti. Sì, grazie, buongiorno a tutti. E innanzitutto ringrazio e faccio i complimenti a WAVE per l'organizzazione di questa mattinata, che essenzialmente è di crescita e di confronto su tematiche molto importanti, tematiche che sono dirimenti. Mi ricollego a quello che diceva il Presidente, che ringrazio per il suo operato. Io, come componente segretario della Commissione Trasporti, sono stato anche relatore del decreto Ponte sullo Stretto, quindi posso testimoniare la capacità della Presidenza
di gestire l'ascolto su diverse tematiche, su diversi fronti, molto approfondito. Su quel decreto abbiamo fatto circa 85 audizioni, quindi gli stakeholder dovrebbero essere un po' rassicurati da questa cosa, su una commissione che lavora su tematiche e su questioni molto difficili, e lo fa fino in fondo. È un'occasione importante che sicuramente è formativa, integrativa di idee molto efficaci e qualificante, soprattutto per i relatori che poi sono chiamati, diciamo, a parlare dopo di noi. Mette al centro dei temi molto efficaci e dirimenti, soprattutto per i tempi che stiamo vivendo, come quelli dello sviluppo della logistica, della sicurezza, che sono dei temi di cui la presenza del Presidente De Ida, ma anche il collegamento del Vice Ministro Rixi, testimoniano come siano centrali come temi proprio per il Governo, per il Parlamento e per la Commissione Trasporti. La Smart Road infatti è un eccezionale strumento di investimento per migliorare le nostre reti, le nostre arterie dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista anche della sostenibilità, così come veniamo sollecitati spesso e volentieri. Esse infatti, con i loro sistemi, diciamo, all'avanguardia di comunicazione, i monitoraggi con i sensori, i monitoraggi con le telecamere, i monitoraggi anche con vie di comunicazione alternative, ci consentono di avere essenzialmente una mappatura di quello che è il traffico in fase reale. E questo ci consente, tramite queste nuove tecnologie, di reperire dei dati che sono fondamentali poi per gestire, per pianificare la gestione urbana del traffico. Questo sistema di monitoraggio, poi noi lo sappiamo, è un futuro che è già arrivato, verranno applicati soprattutto sul Ponte dello Stretto tantissimi sensori, tantissime nuove tecnologie, e sono fondamentali perché possono prevenire i flussi di traffico, possono aumentare la sicurezza perché il viaggiatore viene avvisato in tempo reale rispetto a quella che potrebbe essere l'ipotetica congestione, migliora insomma il trasporto su gomma soprattutto, e aumenta e diventa anche una possibilità di sviluppo dal punto di vista economico, perché potrebbe attrarre anche altri investimenti. Io, come si capisce dal mio accento, sono un meridionale doc, sono calabrese, in Calabria c'è una fase di sperimentazione della Smart Road sulla A2, un territorio come quello, per esempio, potrebbe essere utilissimo per sperimentare il miglioramento del trasporto per le merci, perché con la presenza di un porto fondamentale come quello di Gioia Tauro e con lo sviluppo che ne deriverà inevitabilmente dalla realizzazione del ponte, potrebbe avere una vocazione naturale. Potrebbe attrarre sicuramente degli investimenti nelle nuove tecnologie, insomma tutto quello che prevede lo sviluppo e il miglioramento del nostro territorio. Io rappresento un soggetto politico, ne sono onorato, che come gli altri colleghi della maggioranza hanno posto al centro, senza tirarsi indietro rispetto al confronto, così come dicevamo in premessa, queste nuove tecnologie, e sicuramente rimetteremo al centro del dibattito in aula, al centro del dibattito in commissione, anche la discussione e l'approfondimento sulle Smart Road. Grazie, buon lavoro. Grazie mille. No, non è una domanda, ma quindi possiamo dire che il Ponte sullo Stretto sarà il primo ponte smart d'Italia, perché non ne abbiamo altri. Fra i vari record ci sarà anche il fatto di essere il primo ponte intelligente. No? Ottimo. Grazie mille. Grazie davvero. E, a questo punto, come è stato anticipato, il Vice Ministro Rixi non è potuto essere presente, ma ci teneva a mandare un videomessaggio, perché stamattina era impegnato con altri impegni istituzionali. Non so se... Perfetto. Buona giornata a tutti, sono a portare i saluti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti su questa giornata dedicata alla rivoluzione sulla strada, alle Smart Road, all'evoluzione digitale del settore stradale e autostradale italiano e non solo, quello europeo, dove per oggi l'Italia gioca un ruolo pilota molto importante. ANAS in particolare ha circa 1 miliardo di euro di investimenti proprio sulle Smart Road per consentire la guida da remoto degli autoveicoli e soprattutto l'aumento
sia della capacità delle strade e delle autostrade di gestire i volumi di traffico, diminuendo l'incidentalità e aumentando le prestazioni dei veicoli, collegando le macchine alla sensoristica che sarà presente sulla sede stradale. Questa è un'evoluzione che va di pari passo anche con i cambiamenti che ci sono nel settore delle auto, che vedranno sempre di più lo sviluppo non solo dell'ibrido ma anche dell'elettrico e dell'idrogeno. Per noi è fondamentale mettere assieme queste nuove tecnologie per dare una visione nuova al Paese di un nuovo e vero e proprio risorgimento dal punto di vista infrastrutturale, che vuol dire creare in Italia le opere più innovative a livello mondiale proprio sulla Smart Road e sul nuovo sistema di utilizzo delle sedi stradali. Per questo abbiamo deciso proprio di partire da un'autostrada che ha rappresentato per tanti anni un problema per il nostro paese, la EXA3, la Salerno-Reggio Calabria, che ha avuto moltissimi problemi a livello di realizzazione, a livello progettuale, e che oggi si è evoluta nella A2, autostrada del Mediterraneo, rappresenterà quel collegamento ideale col nuovo ponte sullo stretto di Messina, che sarà il ponte a livello mondiale più innovativo e a campata unica più lungo al mondo. Lì si è deciso di creare appunto sull'autostrada del Mediterraneo un nuovo sistema sensoristico che consentirà a questa autostrada di diventare la prima autostrada digitale a livello nazionale. Gli investimenti sono già partiti, oggi sono a disposizione 250 milioni di euro. È evidente che la scommessa del nostro Paese è quello di arrivare all'edificazione del nuovo ponte e contemporaneamente a realizzare la prima autostrada moderna a livello di Paese. Questo vuol dire fare un salto generazionale molto importante. Noi nel settore autostradale abbiamo una rete abbastanza diffusa sul territorio, ma oggi è la rete più vecchia a livello europeo, il 55% delle opere sono anteriori agli anni 70, e riuscire a rivampare un sistema autostradale come quello italiano è veramente uno sforzo importante, soprattutto in un paese che oggi gestisce ancora il 92% del traffico su gomma per quanto riguarda le merci. È evidente che le smart road ci consentiranno non solo di gestire i flussi turistici in maniera, diciamo così, più smart, ma anche di andare a economizzare, efficientare il sistema logistico dei trasporti, soprattutto dotando gli autoveicoli pesanti non solo di sensoristica, ma anche di scatole che consentano l'individuazione da remoto del mezzo e anche la gestione dei dati del carico e la gestione dei dati del peso assiale dello stesso mezzo, in modo da far sì di prevenire anche le congestioni del traffico e di rottare eventuali mezzi in situazioni che possano creare dei bypass in caso di incidenti o in caso di alterazione delle caratteristiche delle carreggiate. È evidente che tutto questo presuppone una capacità non solo di generare dei dati grazie alla sensoristica presente sulle strade, ma anche la capacità di matcharli, di analizzare e di utilizzare l'intelligenza artificiale per sviluppare dei nuovi modelli per la gestione dei flussi. Questo viene già fatto in altri paesi, soprattutto in grandi città, da Tel Aviv in Israele alle grandi città americane, oppure nelle metropoli giapponesi o del sud-est asiatico. Per noi è fondamentale andare a elaborare pian piano un modello che possa diventare un modello nazionale, che ci consente di ottimizzare l'attuale rete, assai complessa. Vorrei ricordare che l'Italia è il paese che ha più ponti e gallerie a livello europeo, anzi ne ha di più di tutto il resto del continente europeo, e quindi per noi è importante non solo dotarle di caratteristiche moderne, ma fare in modo anche che la prevenzione sia sulle manutenzioni e quindi tutta la diagnostica sia strettamente legata anche alla gestione di quelli che sono i flussi e anche alla capacità di dare una viabilità che sia più fluida e più efficiente possibile. Tutto questo, crediamo che in tutto questo l'intelligenza artificiale, la sensoristica possa dare dei vantaggi competitivi molto alti al nostro paese, e quindi abbiamo deciso di partire con un'importante sperimentazione e di provarla proprio su quella parte del paese che storicamente ha avuto
dei problemi infrastrutturali molto più gravi. Questo per far capire che l'interesse non solo di questo governo ma del sistema Italia è quello di rilanciare un'immagine dell'Italia dove si possa investire dal nord al sud del paese e dove finalmente si riesca a superare quel gap infrastrutturale che ha diviso il nostro paese in due parti totalmente separate. La forza dell'Italia è quella di diventare un grande hub mediterraneo sulla logistica e per far questo ha la necessità di strade moderne e di un'accelerazione sugli investimenti in tecnologia. Io vorrei fare i miei migliori auguri a questa nuova rivista, Smart Mobility Magazine Wave, che lancia idee innovative in un momento di profondo cambiamento infrastrutturale del Paese, che ci aiuta a capire, a comprendere e a prendere anche quelli che saranno le nuove tendenze e i nuovi modelli di sviluppo sulle infrastrutture. Oggi investire in tecnologia è importante, discutere ancora di più, ma soprattutto concentrarsi sulle realizzazioni e su dare un'immagine di un paese competitivo che vuole lanciarsi nelle sfide che il futuro ci riserva. Grazie mille. Allora ringraziamo l'onorevole Deida che purtroppo per altri impegni... Ah, ottimo, ottimo, benissimo, grazie allora perché mi avevano informato. Ottimo, e invece invito sul palco gli altri ospiti della tavola rotonda. Puoi rimanere, certo. Sì, assolutamente sì. e quindi passo a presentarvi la presidente di TTS Italia, la Rossella Panero. Stefano Genovese, responsabile delle affari istituzionali Public Affairs del gruppo Unipol e coordinatore del think tank degli Urban Mobility Council, e Fabrizio Dorefice, che è responsabile affari istituzionali nazionali e relazioni con gli stakeholder di Trenitalia. Grazie mille. Prego. Allora, vi chiedo lo sforzo di stare, fare due giri di domande farei e di stare un po' anche nei 5 minuti a risposta, così riusciamo a rispettare i tempi rigidi della sala anche. Partirei, se possibile, da Trenitalia, proprio perché, da FS, chiedo scusa, dal gruppo, perché tanti temi sono già stati proprio toccati, cioè il tema del Vice Ministro, abbiamo visto parlare di un piano di investimenti integrati di lungo periodo, trasformazione delle strade, ha fatto proprio un esempio concreto, no? Dell'autostrada del Mediterraneo. Non so se su questo punto può darci già il vostro punto di vista, lo stato di avanzamento e che cosa ci aspetteremo in futuro percorrendo quella strada, noi e i turisti che la utilizzeranno. Sì, buongiorno innanzitutto. Noi ci siamo riorganizzati internamente per poli, quindi nel polo infrastrutture noi abbiamo ANAS, RFI, Italfer ed FSE, che le Ferrovie Sud-Est, quindi diciamo riorganizzarci in questo modo è stata un po' l'idea già di immaginare le infrastrutture in maniera integrata, cioè immaginare la mobilità nel suo complesso, sia quella ferroviaria sia quella stradale. Come il Presidente Deida sa, noi in Sardegna stiamo facendo proprio una sperimentazione che va in questa direzione e che immagina proprio la mobilità, cioè la domanda di mobilità e la risposta infrastrutturale. Fino adesso si è sempre ragionato in senso inverso, cioè prima facciamo le infrastrutture e poi vediamo come le persone si devono muovere. Invece stiamo immaginando di progettare il futuro della Sardegna, ma poi sarà in tutta Italia, si farà questo ragionamento in maniera nuova, completamente innovativa. Di ANAS già si è raccontato tanto, The Smart Roads, cioè un investimento che interessa quasi 7.000 chilometri, circa 200, poco più di 200 già sono stati realizzati, sostanzialmente in 3 strade, una al nord che è la statale Alemagna, una al centro che è la Roma-Fiumicino e poi il raccordo anulare e una al sud, come si è detto, la A2. Mentre invece sulla strada ferrata si sta facendo un ragionamento molto simile che va in questa direzione, cioè i 17.000 chilometri
di rete ferroviaria sono, diciamo, hanno una linea telefonica loro, i treni si muovono grazie a una linea telefonica nostra interna con un prefisso a parte, e noi stiamo facendo l'upgrading tecnologico andando verso la fibra. Allora l'immaginazione, l'idea che ci è venuta è di, visto che dobbiamo fare questo, stendere fibra in tutto il paese, perché non immaginare anche un secondo cavo che sia a disposizione degli operatori telefonici. Questo sarà una spinta molto forte verso l'innovazione e la digitalizzazione del paese, anche perché questo upgrading tecnologico passerà in moltissime zone bianche e grigie, passerà in zone che non sono infrastrutturate, non hanno un'infrastruttura tecnologica, quindi sarà a disposizione diciamo anche per esempio delle aree agricole, anche l'agricoltura è interessata da una trasformazione tecnologica importante, anche loro vanno verso la digitalizzazione e noi siamo in grado di mettere a disposizione l'infrastruttura tecnologica. Non solo, aggiungo anche un altro elemento. La fibra passerà diciamo, anche attraverso le 2200 stazioni che abbiamo attive, più le 400 che sono in questo momento dismesse, e noi diciamo le accenderà come lumi, nel senso che porteremo fibra anche dentro le stazioni. Le stazioni sono dentro i centri urbani, sono molto spesso il paese, l'Italia è fatta di piccoli centri, borghi che sono nati attorno alla parrocchia, alla posta, alla stazione, e quindi noi immaginiamo di portare fibra anche in piccoli centri che comunque non sarebbero serviti perché probabilmente non sono di interesse per il mercato, e questo poi impatta anche una rivoluzione anche sociale. Noi ci immaginiamo, speriamo di poter contribuire, che è quella per esempio del ripopolamento dei borghi. Vogliamo fare le stazioni e trasformarle in hub del territorio, quindi mettere a disposizione di aree di co-working, di studentati dove ci sono università, ma anche per esempio il mondo della salute. Cioè, tutto questo poi ci apre, la trasformazione tecnologica ci apre a mille, anche altre trasformazioni sociali che noi in parte possiamo immaginare oggi, in parte no. Per esempio una di queste è quella appunto del mondo della salute. Noi veniamo da un periodo che diciamo, ha fatto riscoprire la salute di prossimità, le farmacie rurali per esempio. Noi pensiamo di poterle ospitare nelle nostre stazioni, laddove una volta c'era il capostazione, c'era un personale che non c'è più. Immaginiamo che solo 30 anni fa FS aveva 220.000 dipendenti, oggi ne ha 86.000, quindi molti spazi ne abbiamo liberati, perché non metterli a disposizione facendogli fare un upgrading tecnologico. Ecco, questo è un po' quello che noi stiamo facendo, una rivista che immagini il futuro e ci aiuti anche a dialogare con le realtà, con tutto quello che si muove attorno a noi, tutto ciò che si muove diciamo, nel paese è di interesse del gruppo FS, ovviamente, che non è solo la rete ferroviaria, è anche mobilità, anzi nel senso più lato, e quindi siamo molto interessati, è un contributo che ci tocca molto da vicino. Grazie mille, il tema del dialogo è quanto più indispensabile, è vero, con una visione come la vostra, perché bisogna parlare con un ampio pubblico di stakeholder completamente, no? Diverso rispetto anche al passato. Grazie mille. Ma se parliamo di smart roads, non poteva non esserci, no, TTS Italia in questo dibattito, e chiedo alla Presidente se può, innanzitutto a beneficio anche di chi ci segue in streaming, perché ricordo che il progetto appunto è cartaceo, ma in streaming è sui social anche, e poi appunto parte cartaceo infatti, poi ha un di informazione, poi diventa comunicazione social e poi seguono gli eventi sul territorio. E chiedo a lei appunto, a beneficio di tutti, anche brevemente il ruolo di TTS Italia, che cosa TTS Italia porta come contributo a tutte le aziende associate e non solo, agli stakeholder, e anche soprattutto voi avete recentemente presentato un position paper su i cosiddetti ITS, che sicuramente saprà spiegarci meglio lei. Ecco, a che punto siamo e qual è la richiesta, ecco, che viene anche da TTS Italia in merito agli ITS.
Molte grazie, buongiorno a tutti. Io spendo un minuto per dire chi siamo, chi è TTS Italia, chi rappresenta, perché si è molto parlato di stakeholder. Io penso che dal punto di vista delle smart road, TTS Italia, come mi ha detto introducendo, possa essere considerata uno stakeholder rappresentativo, in quanto ha l'onore di rappresentare molte aziende che lavorano da 20 anni in questo settore delle tecnologie cosiddette ITS, che è una sigla da tecnici che vuol dire Intelligent Transportation Systems, ma di fatto sono le tecnologie ICT, l'innovazione tecnologica applicata verticalmente a tutto il mondo della mobilità e dei trasporti delle persone, delle merci e i servizi di mobilità in generale. Quindi noi abbiamo l'onore di rappresentare molti big player. È stato molto citata l'ANAS giustamente come soggetto di riferimento, e noi abbiamo l'onore di avere anche ANAS fra i nostri associati, anzi addirittura forse fra i soci fondatori, se ricordo bene, e anche tante altre piccole realtà aziendali, non solo aziende private, ma anche enti pubblici, enti locali che hanno aderito alla piattaforma degli enti locali di TTS Italia, varata qualche anno fa, proprio perché gli enti locali sono attori importanti per la digitalizzazione del trasporto, per cogliere le opportunità che proprio anche questo periodo, penso all'opportunità del PNRR, ci sta fornendo, mettendo a disposizione. Noi abbiamo fatto un lavoro recentemente proprio sulla digitalizzazione delle infrastrutture stradali, quindi su che cosa pensiamo sia necessario fare per avere una diffusione su vasta scala delle smart road in Italia, perché non dimentichiamoci che importanti iniziative sono state già portate avanti, sono già in fase di avanzata realizzazione, altre ne sono previste sia coi big player che in altri ambiti, ma in questo momento si sta creando, secondo noi, una opportunità che potrebbe dare un ulteriore impulso veramente significativo, che è legata alla pubblicazione, che dovrebbe essere imminente, della nuova direttiva europea sulla diffusione dei sistemi ITS, che andrà a sostituire la famosa 40 del 2010. Quindi questa opportunità è un'opportunità, credo, anche per il nostro Paese, che come tutti gli Stati membri avrà da gestire il processo di recepimento di questa direttiva europea. E inoltre questo porterà alla necessità della definizione di un cosiddetto piano d'azione nazionale ITS. Ne esiste già uno, è stato fatto a seguito del recepimento della direttiva del 2010, è stato fatto nel 2013, TTS Italia ha collaborato attivamente con tutti i referenti istituzionali, i ministeri competenti alla definizione di questo piano nazionale, ma ovviamente ci auguriamo, visto che sono passati 10 anni, che la nuova direttiva porti a fare un nuovo piano ITS che possa considerare le nuove tecnologie che si sono nel frattempo rese disponibili, sono state messe a punto. Tutto questo è riportato anche nel lavoro che il nostro gruppo di lavoro sulla digitalizzazione delle infrastrutture stradali ha realizzato proprio la settimana scorsa. Abbiamo presentato qui a Roma in un evento il 12 luglio il position paper, che vi invito, qualora foste interessati, a scaricare dal sito di TTS Italia, il position paper, che è il risultato di questo gruppo di lavoro, che sostanzialmente evidenzia un po' alcune cose che ho già detto, come l'importanza anche del recepimento di questa direttiva europea, che dovrebbe essere veramente di imminente pubblicazione, e di definizione di un nuovo piano ITS nazionale, anche la richiesta magari di poter dare a corredo di questo nuovo piano ITS nazionale una dotazione economica finanziaria, perché no, che potrebbe forse ancora essere a valere sui fondi del PNRR, se siamo ancora in tempo per questo. Ma poi soprattutto sottolineerei anche un altro aspetto che viene fuori dal position paper di TTS Italia e di cui si è già fatto cenno questa mattina, cioè l'importanza su questa tematica del dialogo, della collaborazione, del dialogo anche sul piano tecnico, ma non solo tecnico, anche quello per esempio dei modelli di business, tra attori importanti di questa filiera.
certamente i gestori delle infrastrutture, certamente gli operatori delle telecomunicazioni, certamente i produttori dei veicoli, sono davvero tanti gli attori di questa filiera e solo dal dialogo fra tutti questi attori potrà emergere un modello, come è stato anche citato, ho sentito nell'intervento del Vice Ministro, un modello che possa portare a una vera diffusione delle smart road intese non solo come strade intelligenti, ma come servizi agli utilizzatori delle strade, con tanti benefici che ne possono derivare in termini di efficientamento, di sicurezza, di ottimizzazione della risorsa infrastrutturale. Grazie. Grazie a lei. Aggiungo dialogo e fare sistema anche, no? Ovviamente si dice, però c'è chi ci sta provando e guardo Stefano Genovese per esempio con l'attività del The Urban Mobility Council, perché se è vero che alcuni punti di arrivo ormai sono già, no, chiari, ma il come arrivarci non è così definito e lo stanno un po' sottolineando tutti. Il ruolo di un think tank, degli Urban Mobility Council, che cosa in concreto, che cosa state facendo e i primi risultati già portati dall'attività? Perché sono già 2 anni di attività, giusto? Grazie Paolo, grazie a tutti per questa occasione questa mattina alla Camera dei Deputati. Sono un po' meno di 2 anni, è 1 anno e mezzo che il think tank esiste, è stato creato su impulso del gruppo Unipol, per assolvere a una funzione che credo tutti i relatori che mi hanno preceduto hanno citato, hanno sottolineato. Oggi non credo che ci sia un settore con un fermento così intenso come quello della mobilità. È un fermento che deriva dalle 2 grandi direttrici di questi tempi, la lotta contro il cambiamento climatico, che ha ridefinito gli obiettivi di tutti gli operatori della mobilità in termini di emissioni, eccetera, e poi la transizione digitale, che è una delle grandi trasformazioni epocali comparabili alle grandi trasformazioni industriali che sono avute negli ultimi 200 anni. L'incrocio di queste 2 esigenze sta generando, dicevo prima, un fermento enorme e la nascita di tanti player nuovi nel settore della mobilità, che è sempre stato abbastanza semplice sostanzialmente, cioè produttori di veicoli, acquirenti di veicoli, distributori di carburanti e realizzatori di infrastrutture. Oggi tutto si è estremamente più sofisticato, è diventato più complesso, più complicato, e quindi un think tank che cercasse di ospitare il dialogo multi-stakeholder, come si dice, ci sembrava una buona occasione da portare in dote al dibattito pubblico. Perché lo facciamo? Perché il gruppo Unipol sulla telematica di bordo ha creduto per primo quasi 20 anni fa, da 20 anni, e per diventare il primo installatore, il primo assicuratore e installatore di scatole nere in Europa. Ci abbiamo creduto in un tempo in cui non era nella mente di nessuno, lo abbiamo fatto per esigenze assicurative, cioè aiutarci a definire meglio il profilo del nostro cliente, aiutarci a dargli magari delle proposte più adatte a lui, magari più convenienti. Poi però ci siamo resi conto che queste scatole hanno un enorme potenziale di utilità collettiva, proprio perché sono arrivate quelle altre 2 esigenze che dicevo. Quindi oggi le scatole nere sarebbero anche in grado di quantificare l'impronta di CO2 individuale vera dei veicoli che circolano, incrociando i dati di omologazione dell'auto, sono in grado di quantificare gli stili di guida. Gli stili di guida fanno cambiare il consumo, fanno cambiare la CO2 prodotta. E questo ci ha fatto venire in mente che la messa a disposizione di questa massa di dati, con la nostra capacità di elaborazione, perché ovviamente i dati sono nulla se non c'è qualcuno che gli fa le domande giuste, diciamo, potrebbe essere di aiuto alle amministrazioni locali che definiscono le politiche di accesso ai centri storici. Quindi, anziché magari prevedere delle misure orizzontali che tagliano l'euro 3 dall'euro 4, l'euro 4 dall'euro 5, indipendentemente poi dal loro vero contributo alle emissioni di CO2, potrebbero rendere un servizio politico importante, cioè che è quello dell'accettabilità sociale della transizione energetica. Oggi, rispetto a una fase iniziale in cui l'obiettivo
era socialmente condiviso, quello di avere un pianeta migliore, un pianeta che si surriscalda meno, un pianeta con meno inquinamento. Adesso siamo nella fase di implementazione in cui ognuno sperimenta sulla propria tasca quanto costa quello che ha sostenuto qualche anno prima in via teorica, e qui stanno iniziando le resistenze sociali. Allora, noi che non abbiamo un approccio ideologico, abbiamo un approccio laico, fattuale, basato sui dati, diciamo che ci possono essere delle soluzioni più intelligenti, più personalizzate, che alla fine forse sono anche più socialmente accettabili. Grazie, rimango... Grazie Stefano, rimango e inizio il secondo giro di domande anche con te, perché appunto fra i risultati del think tank e di quello che ha portato Unipol c'è anche il gruppo Unipol, c'è anche il Unimobility Index, che ha già dato dei parametri di riferimento importanti su quanti italiani sono pronti a cambiare, per esempio, perché tu hai fatto riferimento al potere dei dati che avete in possesso, no? Sì. E mi hai anticipato un po' questo tema. Il think tank che attività porta sul territorio e anche che contributo sta dando, quindi? Sì, sono andato un po' veloce sui compagni di strada che ci sono in questo think tank. C'è un comitato scientifico permanente e poi ci sono dei compagni di strada scientifici, cioè in primo luogo il Politecnico di Milano, l'Università Federico II di Napoli, e stiamo avviando, abbiamo già annunciato, una collaborazione con l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, col professor Carlo Ratti. Quindi cerchiamo di dare un contributo così, non da opinionisti, cioè diamo un contributo concreto da esperti. Uno degli output realizzato in particolare dal Politecnico di Milano è la creazione di questo e-mobility index che giustamente ricordavi, che sostanzialmente si prefigge di stimare quante auto, e quindi quanti automobilisti oggi potrebbero convertirsi a un'auto elettrica, potrebbero domani mattina comprare un'auto elettrica senza avere delle penalizzazioni nel loro ménage quotidiano, nei chilometri fatti, nelle abitudini, nel luogo dove tornano la sera, cioè proprio a condizioni invariate, anche con un'idea di ammortamento del veicolo nel tempo. E la stima è stata fatta su alcune città campione, sono stati analizzati gli spostamenti, sono alcuni milioni di spostamenti puntuali durante il giorno, durante tutto l'anno, quindi una massa che rende estremamente significativo il risultato. In media, diciamo, su base nazionale abbiamo stimato tra il 25 e il 30% questa percentuale. Poi in alcune città è più alta, in altre è più bassa. Roma, per esempio, è più bassa perché la come dire, orografia del territorio e anche gli spostamenti sono molto, molto più lunghi, però in altre città è anche più alta del 30%. Questo può essere visto in positivo, quindi ben il 30% o solo il 30%, quindi c'è tutto un 70% che avrebbe bisogno di infrastrutture, di colonnine di ricarica o comunque tempi di ammortamento per la spesa di comprare un veicolo elettrico troppo lunghi per renderlo conveniente. Questo poi alla fine è quello che rende le transizioni vincenti o no, cioè se poi la gente si convince che ha anche una convenienza ad adottarle. E questo è un po' l'indice che abbiamo prodotto. Poi ci sono tante altre cose sulle quali stiamo lavorando. Prima sentivo l'onorevole Furgiuele, anche l'onorevole De Ida citavano il ponte sullo stretto, cosa che salutiamo ovviamente con grande soddisfazione. Il fatto che poi si aggancerà a una strada, anch'io sono calabrese come l'onorevole Furgiuele, ricordo la Salerno-Reggio Calabria come un incubo dei tempi della mia università. Oggi paradossalmente si è capovolta la situazione, una strada ben fatta, realizzata, con una dimensione sperimentale di digitalizzazione sensoristica. Noi che, come dicevo, abbiamo la telematica di bordo, siamo entrati nel business del cosiddetto telepedaggio, no? Quello per cui si aprono i caselli. Il giorno che avremo un ponte sullo stretto arriveremo in Sicilia, ma non si apriranno i caselli perché non è stato adeguato a livello tecnologico tutta la rete autostradale siciliana. È un esempio piccolo, sciocco, che abbiamo trovato nella nostra esperienza quotidiana, però insomma serve a dire che questa rivoluzione pressa le amministrazioni, le incalza e chiede di essere responsive, diciamo reattive, rispetto a un mercato che è fatto di tanti operatori che sono su una frontiera molto avanzata. Grazie Stefano.
Passo di nuovo la parola alla Presidente di TTS Italia, perché ora non so più se chiamarle scatole nere, perché con tutto quello che possono fare è anche... dobbiamo cambiargli nome probabilmente. Stefano, non lo so, dovete cambiare nome. Cioè, le chiamano noi già anche un board unit, vorremmo chiamarle green box, perché la scatola nera dà di sfiga in una maniera impressionante. Cioè ricorda proprio il flash ed è, ricorda l'uso che è quello di accertamento delle dinamiche di un incidente, che è la patologia della trasporto. Invece nella fisiologia potremmo avere tutte quelle altre funzioni. Comunque ora, al di là del nome, la mia era una battuta, ci mancherebbe, però veramente potrebbero diventare l'anello di congiunzione per il dialogo fra le infrastrutture, diciamo, gli individui, i guidatori e ovviamente i veicoli. Sono quelle l'elemento su cui, no? Si può, non lo so, ritengo e far viaggiare maggiori servizi, certo, appunto, sia di cui si parlava. Uno spunto molto interessante, perché in realtà spesso in questo periodo si sente e si percepisce come concetto della smart road una strada che nasce un po' finalizzata anche alla sperimentazione, un domani ai servizi rivolti ai veicoli a guida automatica. Questo è certamente una frontiera futura ed uno degli scopi importanti delle sperimentazioni che già sono in atto e si faranno prossimamente sulle smart road, ma non dobbiamo dimenticarci, è quello che Genovese diceva poco fa, del fatto che noi abbiamo già in circolazione su tutte le nostre strade numeri estremamente importanti di veicoli cosiddetti connessi, perché dotati di dispositivi, non li chiamiamo più black box ma green box oppure un board unit o quello come vogliamo, ma dispositivi che sono già in grado di comunicare dati. In alcuni casi i dati vengono già utilizzati in molte città italiane anche per la stima del traffico, per il monitoraggio del traffico, e quindi c'è già un utilizzo del dato. Ma forse un passo in più che si potrebbe fare in attesa di avere un domani una larga diffusione dei veicoli a guida automatica, che certamente non può essere considerato un orizzonte di pochissimi anni, potrebbe essere quello di connettere i veicoli già dotati di queste unità di bordo all'infrastruttura per fare proprio, un po' come diceva Genovese prima, agevolare la gestione della domanda di mobilità da parte degli enti gestori della mobilità, gestori delle strade, ma anche per erogare maggiori servizi di utilità dell'automobilista che guida quel veicolo oggi che insomma c'è ancora il conducente a bordo, e servizi che possono essere interessanti, utili anche dal punto di vista della sicurezza, della programmazione del viaggio e di tanti altri aspetti. Quindi c'è, se vogliamo, anche questa opportunità da cogliere, che forse in questo momento non è ancora pienamente sfruttata. Grazie mille, torno da De Lorefice, perché abbiamo parlato tanto, no, delle scatole nere, e voi tu hai già citato il tema del protocollo che avete firmato col MIT, col MIMIT e a Palazzo Chigi relativamente all'estensione della fibra. Grazie anche a voi sul territorio c'è un tema per me importantissimo, quello che dicevi, che è proprio di inclusione sociale, cioè appunto di andare nelle aree non commerciali, ecco, e far rivivere borghi e tutto il territorio. Quindi questo è un aspetto da sottolineare ancora. Ma la cosiddetta mobility as a service, okay, che si sta provando a costruire, può passare e passa anche da un investimento e un intervento del gruppo Ferrovie? Sicuramente sì. Diciamo che il decennio 2030 è un decennio, quello che stiamo vivendo e in cui siamo immersi, di enorme trasformazione tecnologica e non solo per quanto riguarda le infrastrutture. Diciamo il primo biennio ce lo siamo giocati stando pressappoco fermi, adesso stiamo correndo tutti disperatamente recuperando un po' il tempo perso. Sicuramente un elemento fondamentale che cambierà nella nostra vita è il dialogo, quello che è stato detto già finora, è il dialogo tra mezzo e infrastruttura. Mi permetto di dire anche che ci sarà, immagino, anche un dialogo tra infrastrutture,
Penso per esempio, noi dobbiamo cogliere delle esperienze positive dell'infrastruttura ferroviaria, io parlo come gruppo, all'interno del nostro gruppo, dell'esperienza ferroviaria e trasferirla su quella stradale e viceversa. Faccio un esempio, adesso si parla tanto di mobilità elettrica, sulla rete ferroviaria andiamo a elettricità dal 1932, sono più o meno 90 anni, più, il primo elettrotreno è del 32. Questo è stato un elemento importante, possiamo forse dare un contributo verso la mobilità elettrica stradale. Abbiamo una rete largamente infrastrutturata dal punto di vista elettrico, come ho detto abbiamo 17.000 chilometri di strada, di rete ferroviaria, ce ne sono 33.000 di ANAS di strada diciamo normale, chiamiamola così, circa 10.000 camminano affiancate, ci sono tratti enormi addirittura a 50 metri o a 100 metri, più allarghiamo il raggio più sono i chilometri che sono diciamo in cui le due reti combaciano. È anche normale che sia così, anche pensiamo, è ovvio che penso per esempio adesso stiamo realizzando l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, è chiaro che stiamo sfruttando il tracciato della strada, dell'autostrada ovviamente, perché chi è passato prima con l'asfalto, tanto per capirci, ha già disegnato un tracciato e utilizziamo quello per fare anche la rete ferroviaria. Cosa voglio dire con questo? Che le due infrastrutture sono già dialogano per molti pezzi e possiamo trovare il modo che siano ancora più vicine, quindi anche la parte diciamo, non solo di infrastruttura di fibra ma anche quella di anche quella elettrica. Cosa voglio dire con tutto ciò? Voglio dire che l'utente sempre più guarderà meno al mezzo e guarderà sempre più al servizio, quindi diciamo le nuove generazioni, quelli che noi chiamiamo erroneamente millennials, diciamo, cioè la generazione che adesso si affaccia alla mobilità da soli, insomma con le patenti eccetera, non è interessato a come, diciamo, con quale mezzo arrivarci, ma è interessato a come arrivarci, punto e basta. Quindi andremo sempre più probabilmente verso una sempre maggiore crescita delle aree urbane. Questo porterà probabilmente a una sostenibilità diversa della mobilità e quindi a un incremento della mobilità collettiva, soprattutto nell'ultimo miglio. Questo riguarda anche, voglio spendere una parola perché poi lo citiamo sempre molto poco, anche le merci. Avremo sempre una maggiore crescita del mondo delle merci. La guerra russa-Ucrania ha di fatto interrotto la principale via della seta, quindi le merci si stanno ricollocando in un altro modo, c'è molto più trasporto di merci tra est e ovest attraverso il canale di Suez. E l'Italia è un molo perfetto perché è il primo, diciamo, il primo approdo più facile, diciamo, il mondo armatoriale guarda sempre meno al giro andando ai porti del nord Europa, almeno fino a quando non ci sarà, speriamo di no, perché significherebbe che il cambiamento climatico ha fatto sentire i suoi effetti la rotta antartica. Ci dobbiamo attrezzare, c'è un movimento nel mondo merci molto interessante che spinge tantissimo nell'accogliere queste merci che vengono da est e che vanno verso est, e noi ci dobbiamo immaginare, la catena del freddo per esempio sarà quella che sarà maggiormente interessata. Noi abbiamo proposto al mondo della logistica, visto che diciamo, mentre facciamo l'equipment dei treni merci per accogliere diciamo, il freddo, ci vorrà del tempo, siamo in grado di portare su diciamo, la gomma e portare insieme su un solo treno. Ecco, questa è una risposta diciamo, alla domanda di mobilità e di trasporto merci che è sempre più crescente. Se non ci attrezziamo, non siamo veloci nel dare le risposte, il mondo poi va altrove, ecco questo, però io confido che noi siamo in grado già di dare con le nostre capacità, non parlo solo come sistema paese,
di dare delle risposte anche molto rapide. Vedo che c'è un grande fermento anche a livello progettuale e devo dire poi la politica in questo ha accolto subito cosa sta accadendo. Prima si citava Gioia Tauro, ma non solo, tutto il mondo dell'Adriatica, per esempio Ancona, ma si immagina già una seconda linea merci che possa diventare preferenziale, portando le merci nel nord Europa. Il paese si muove anche più velocemente di quanto immaginiamo. Stefano, volevi intervenire? No, solo immagino che siamo in chiusura perché so degli orari. No, volevo solo citare una cosa che oggi mi hanno segnalato i colleghi in rassegna stampa, cioè l'inserimento del biofuel nella lista dei carburanti buoni, quindi equiparato all'elettrico e all'e-fuel di matrice tedesca. Questo non so se nel dibattito, non quello odierno ovviamente, ma nel dibattito sui temi della mobilità, che impatto avrà. Diciamo, l'Italia sta esultando giustamente, chissà che questo non sia un modo per mantenere la neutralità tecnologica attiva nel perseguimento di obiettivi già fissati e quindi anche, come dire, salvando del know-how tecnologico italiano. Volevo solo ricordarlo perché stamattina mi ha stupito questa spunto notizia. Interessante che penso gli amici di Wave coglieranno sul prossimo numero sicuramente, perché si riapre, il dibattito non è mai chiuso, questo dimostra che il dibattito non è mai chiuso, che c'è il fermento di cui parlavi del sistema paese, sicuramente almeno anche grazie a voi e ai vostri contributi quello che ci rimane è che gli sforzi sono tutti nella direzione di lavorare su servizi che partano da chi dalle infrastrutture, chi dal prodotto fisico, ma portare dei servizi davvero a valore aggiunto, no? E partire dalle reali esigenze, come non si è mai fatto a volte. Si doveva soddisfare la produzione di macchine, ma non partire dalla reale esigenza di mobilità. Quindi grazie veramente a tutti voi, grazie onorevole Furgele, e ringrazio tutti voi e lascio con l'appuntamento al 25 ottobre, Arapacis, perché ci sarà il forum annuale organizzato da Wave, dedicato, se mi autorizzano, dedicato appunto a una visione delle smart ways del futuro per terra, cielo, mare, perché c'è anche il tema, come è stato toccato, il tema delle rotte marine, ma c'è anche il tema che va integrato del trasporto aereo e delle infrastrutture aeroportuali, se vogliamo vedere la mobilità a 360 gradi. Grazie mille, onorevole, grazie Presidente, grazie Stefano, grazie Fabrizio.